sia di notte o un giorno di sole, io cerco sempre tra tante parole le cose giuste e migliori da dire. Scrivo una nuova canzone così. Prendo le note sia dritte che storte, giro la musica, respiro forte. Alle note belle ci metto un bemolle, cambio l'accordo e canto così. Sentila, questa è la musica, tu scegli il tempo e poi trova la rima e cerca le parole della nuova canzone e chiamala Mudù. Che sia d'estate o che arrivi l'inverno, io cerco sempre con penna e quaderno le cose assurde e più matte da dire. Scrivo una strana canzone così. Prendo le note sia dritte che storte, con la chitarra strimpello più forte. Alle note acute ci metto un bemolle, cambio gli accordi e canto così. Sentila, questa è la musica, tu scegli il tempo e poi trova la rima e cerca le parole della nuova canzone e chiamala Mudù. Sentila, questa è la musica, mettiti comodo e chiama gli amici, con birra e panzerotti siamo tutti più felici davanti alla TV. Con Tara Lucedino spostiamo un po' il divano e siediti anche tu. Adesso resta fermo, incollati allo schermo e guardati Mudù. Signor Lo Iacono. Dottoressa, mia moglie? Signor Lo Iacono, mi dispiace. Come? Sua moglie è morta. Morta? Dottoressa, posso vedere il suo corpo? Sì, però non mi sono depilata. Non si è depilata, no, non esiste, no, no, guarda, anche se viveva mia moglie, lo diceva lei, non fare il prezioso, ma sì, non è che si dice, ma se non si è depilata, non... Donna peluta, sempre piace, no, a me no, dai, a me no, non sto... sai, che non ha visto, ma sai, sta, ma sai. Sì, però, cioè, tu durante la messa dici, boh, non lo so, vedi che strano quella. Ma che cosa ti riferisci? Cioè, l'hai visto, cioè, non, nel senso, anzi, io volevo proprio ringraziarlo perché... Ma di che? Non è che ho capito che cosa hai fatto. Stavi alla messa, certo, non stavi? Certo che stai, come cioè, tu, sei pur concentrato, vedi il prodotto. Ma mi è stata bella, secondo me. Padre! Salve. E la devo ringraziare, veramente è stato, diciamo, un po' mi sono emozionato, però le cose certe volte uno non è che le fa per avere una gratificazione, le faccio perché uno sente di farle, quindi insomma grazie per quello che è successo prima durante la messa, insomma. Che cosa è successo? Che cosa è successo? Cioè, io voglio dire, le cose si fanno con spontaneità anche perché è giusto farle, e io ho fatto quello che avrei fatto normalmente, cioè non è la prima volta che faccio una cosa del genere, però lei addirittura, ecco, mettere in risalto questo, mi è sembrato un attimino bello, però mi sono emozionato, imbarazzo, ecco, un po' di imbarazzo c'è stato anche. C'è la... No, giusto? Sì, ma... Ma ha celebrato lei, padre, o no? Io, mo' finta. Sì, tu, mi fa confondo, certe volte. Cioè, ma se, diciamo, puoi essere più chiaro, figliuolo... Padre... Durante la messa, quando lei a un certo punto al microfono ha detto quello che ha detto. E che cosa ho detto? Ma sembra che
Padre, io stavo, la messa, la chiesa era piena, stavamo tutti seduti così, a un certo punto è arrivata la vecchietta. E io che cosa ho fatto? Mi sono alzato e l'ho fatta sedere. E lì che ha detto, ringraziamo tutti il Signore. Mi sono sentito in imbarazzo perché, insomma, voglio dire, non c'era bisogno di... Io così ho salutato. No, volevo dire che quando succedono queste cose ci tengo a fare un ringraziamento. Ma non dovevi, perché voglio dire... Vengono fatte di cuore, figlio. Ma al microfono, poi. Sì, no, perché la chiesa è comunità. Io non sapevo dove metterla a fare. E se lo dico io, no. Signore, vedi tu dove devi metterla. Amore, giusto il discorso. Sì, andiamo, è meglio, sì. Grazie, non è a te. Tutte le volte che verrai lo dirò, credi. No, se no, questo, cerchiamo di evitare la prossima volta. No, ma... No, mi nascondo. Per la comprensione, padre. Arrivederci. Signori, abbia pietà di lui. Cosa c'è, Scaromino? Oggi non si può cambiare più. Lo so. Io mi ricordo che una volta con 5.000 lire andavo a fare la spesa. Che cosa portava a casa? L'acqua, l'olio, la pasta, il tonno, la carne, il pesce. Oggi non è più possibile, Mica PC, troppe telecamere. È vero, qua non si può cambiare, come capra ma penso. Uno deve avere la famiglia, i soldi sono pochi, per il successo non basta, come si fa a cenare, come si fa? E non una cosa, perché non è per, perché per i bambini, per esempio, poi non è che i stipendi, così. Usciamo così, capito? Usciamo così, dai. Oh, Pucinella! Ma hai ingoiato tutti i fiammiferi! Che facciamo? Vabbè, ti, però lo uso l'accendino. Sì, l'assistente, pensiamo alle cose serie. 21 lettere, nota fiaba di Andersen. Non mi viene. La piccola fiammifera! Brava! Oh, l'accendino! Che a lui stava a guardare. Che simpatico, no, che è. Forte. Sembra che è un po' sinistrato, va a un lato. Che ma sempre così si veste. Ci ti dice. Oh. Ciao Superman! Ehi, ciao ragazze! Ciao! Oh, senti Superman, ma perché ti vesti sempre attillato? Io porto la S. Però mi va stretto. Devo provare con la M. Devo cancellare la lettera, ma... Si può testare. Oh, Antonella, e dai! Madò, di nuovo quel giaccone ti sei messo! Ma scusa, ma che vuoi? Ogni volta mi devi fare la critica! Io a farti la critica? Sì! Assolutamente no, per esempio, dei tuoi capelli di merda non ho detto niente! Ehi, oh, e tu l'hai fatto l'albero? L'albero? Ma sei pazzo. Perché? Ma perché per fare l'albero ci vuole il seme. Per fare il seme ci vuole il frutto. Per fare il frutto ci vuole il fiore. Per fare il fiore ci vuole il frutto. Oh, ma l'affi mi sono rotto, non so fare nulla. Questo silenzio mi parla di te. Sì. Anche l'universo mi parla di te. E il sole mi parla di te.
La verità, anche il mare mi parla di te, eh. Amore, ma secondo te tutto questo cosa vorrà dire? Che nessuno sa faccio la cazzo su. Scusi, tutto a me stava pensando. Cioè, proprio il romanticismo, proprio a buttare, eh. Io mi sforzo, ma... Capisco questo gossip nel mio confronto. Vabbè, vici durmo. Ci vuole l'albero per fare l'albero. Che meraviglia. Bello, no? Bello, bello, bello. Beh, io ho finito, eh. Che cosa? Mi sono truccata. Ti sei truccata? Certo, perché per essere più bella. Scusa, dopo quanto tempo faccio effetto? E tu di nuovo in gente, Ste? Eh sì, questo è il terzo. Altezza. E tu sei rimasto con uno? No, io ma quello era. E che fa? Lavoro col padre, imprese di famiglia. Quando si ferma la macchina, semaforo rosso, gazzetta mezzogiorno, puh! Mio marito, con una sputazza e una gazzetta mezzogiorno, un semaforo rosso, faccio una madre. Mio figlio, tre ne fa. Grandi soddisfazioni. E la generazione sa bene. Sono tecnologici, sì. Bravi. Ma lui è machine, sì, questi sì. Sono più sì. Avanti. E i tuoi figli? Col padre, pure loro. Sì. Sì, tutti e due col padre, diciamo lo stesso lavoro. E so che il grande è proprio insieme. Tu perché si fa una gara, chi apre più cassaforte. Sì, chi vince? Già va 21 anni, 14 anni. Mentre l'altro ha detto, ma io non voglio andare con papà, vado per i fatti miei. E quindi devi vedere come si arrampica sui palazzi gli appartamenti. Sì. Un gatto. Un gatto. Tu perché se io dico, per piacere, ma mi porti una televisione? Mi porti la televisione, un telecomando, l'antenna. No. Bravo, no, sono soddisfazione. Questo è quel che mi darà più soddisfazione. Questo? Ucrnum. E come Angor deve nascere? Angor deve nascere. Tu devi vedere che quando mi faccio il bidet, devo stare attenta a te, che se no mi freghi l'anello dalle mani. Sì. Infatti, qua non lo porto perché... E fai bene. Qua, lo metto qua l'anello. E fai bene. Ma fammi che da aspetta. Sono soddisfazione. Sì. Ciao, caro. Ciao. Non è là? Ma è vicino ben grido. Sei forte. Senti, non mi dite che cosa fai nel tuo tempo libero. Cosa faccio nel tempo libero? Spio la gente. No, io mi diverto, vado in giro con gli amici. Lo so. Scusa, ma che detersivo usi per lavare i piatti? Svelto. Che detersivo usi per lavare i piatti? Svelto. Che detersivo usi per lavare i piatti? E chiami, e chiami. E non è che vuoi dire, tre volte, tre volte, non si sa, non lo sa manco lei. Vabbè. Ci richiedi qualcos'altro? No, grazie, per favore, ci porta il conto. Sì. Mi raccomando, due conti separati. Separati? Sì, signore. La signorina è stata molto chiara. Mi vede solo come un amico. Per favore, prendiamo le proteine e le verdure, non di nuovo pizza. Non fai che chiamarmi Vova in questo periodo. Cioè, siamo qui, al posto caratteristico, prendiamo le cose del posto. Ho capito, però i carboidrati fanno ingrassare. Se ingrasso mi chiami la Vova, me la va bene. Carboidrati, mangia, pur per rilassarsi. Lo so, ho capito, però per non mi chiamare la Vova, scusa. Le porcellina atomica, l'atomica. Bevi, bomba atomica, la ciccia bomba. No, sta arrivando, ti merita, per piacere, silenzio. Ecco qua un'acqua gassata. Posso proseguire per l'ordine? Sì. Io volevo... No, volevo la, proprio la pizza del posto, qual è? La fattoria. Fattoria. Io prendo una bella fattoria ben cotta. Per mia moglie facciamo una... Lo dico io che sì. Prosciutto cotto, carciofini, funghi e due olive. Capricciosa? No, dai, non è... Rompe un po' i coglioni, però... cioè, a volte poi si adegua e quindi non...
tranquillo, non è che... Se sta prosciutto cotto, carciofini, funghi e due olive per mia moglie. Capricciosa. Di più prima, adesso poi ovviamente siamo sposati da 3 anni, quindi adesso capisce quello che dico io e si adegua un po'. Però magari se l'ha sentita così, non è solo l'inizio, non... Allora, abbiamo detto, ha fatto lì a me, prosciutto cotto, carciofini, funghi e un po' di olive. Capricciosa. Ma che cazzo te ne vediamo? Cioè, nel senso... allora, era molto... era proprio antipatica, infatti, quando siamo conosciuti, non, ma tutte le femmine sono così, non... poi alla fine si è adeguata a me e alla, diciamo, ha acquistato... la... No, non è così, tutto sto grasso, sta... No, guarda, io ho le idee chiare. Stasera un filettino di pollo al limone, punto, e basta. Stop. Amore, ma perché mo stai a fare così? Stai bene? Qual è il problema? Che poi ieri ti sei pesato, quanto vai? Quanto vai? 100 kg. 100 kg? Sulla Terra, 100 kg. Se tu fossi su Marte, peseresti 50 kg. Quindi non sei grasso. Tu no. Sei solo sul pianeta sbagliato. Prendi lo steak di maiale, ma vado un filettino di pollo.